Assessore, si conclude l'edizione 2016 del Gioca Estate, un ricco cartellone di divertimento ma anche di cultura per i piccoli latianesi. Sì, con grande soddisfazione, nonostante la pioggia di questo pomeriggio, si conclude questo Gioco Estate, un Gioco Estate per il quale l'amministrazione comunale esprime grande soddisfazione, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione I Soliti Ignoti. Una formula già consolidata, perché in realtà l'associazione I Soliti Ignoti e Giuseppe Vitale oramai hanno costruito negli anni una storia in questo settore. L'amministrazione comunale ha voluto però metterci del suo e quindi dare vita ad un Gioco Estate sì all'insegna del divertimento, dell'allegria, della socializzazione per questi bambini che vengono fuori da un impegnativo anno scolastico, ma anche un Gioco Estate che ha voluto guardare lontano, ha voluto pensare anche a momenti formativi per i bambini. Ci sono stati dei momenti importanti dal punto di vista culturale e storico, perché appunto coloro i quali hanno partecipato a questo Gioco Estate hanno potuto vivere il territorio, vivere la città di Latiano alla riscoperta dei parchi, alla riscoperta anche dei monumenti presenti sul nostro territorio, nella nostra città, ma anche fuori, perché ci sono state delle importanti e molto belle escursioni fuori porta, a Ceglie, a Oria, fino a Taranto, Castel del Monte e ancora a Matera. Quindi davvero un Gioco Estate ricco di possibilità per i bambini. Giuseppe, una grande festa a conclusione di un Gioco Estate, che è stato tutta una festa, tutto il percorso. Sì, un percorso, una festa, un continuo scoprire, così è stato anche in effetti il nostro percorso che ci ha portato qui, da via Francavilla fino in piazza Umberto e poi dopo ci sposteremo in piazzetta. Appunto scoprire come stanno facendo adesso i bambini, stanno colorando, stanno mettendo mano, perché quella è la cosa importante. Per i bambini, far mettere mano, toccare con mano tutto. Noi abbiamo cercato di fare questo in questo mese, li abbiamo portati nei posti belli, da Castel del Monte a Matera fino al nostro Palazzo Imperiale. Insomma, questo, abbiamo voluto ricreare un po' gli ambienti medievali con dei giochi tradizionali, con la partecipazione di Casarmonica di Ceglie Messapico e con la partecipazione anche di artisti di strada, dei sbandieratori. Dunque, abbiamo voluto un po', diciamo, ricordare le feste medievali con tutto il tema appunto del territorio, il castello. Purtroppo il tempo non ci ha consentito la cosa più bella alla fine, cioè una torta di 30 kg a forma di castello, non ce la siamo sentita di rischiare, però a tutti poi sarà offerto un gelato, insomma, in cambio della torta. Anche Casarmonica Latiano, per concludere in bellezza questa festa di Giochi Estate 2016, Mirko, cosa hai organizzato per stasera? Condurrò semplicemente questa bellissima parata con gli amici sbandieratori di Carovigno. È stato un invito che Giuseppe ha fatto al nostro festival, essendo noi vicini a questa realtà già da un paio d'anni, e quindi non potevamo che accettare. E lì in piazza Umberto porteremo uno dei momenti salienti del Festival dei Giochi, che è il grande tiro alla fune, quindi non sappiamo in quanti parteciperanno. A Ceglie quest'anno hanno partecipato più di 1000 persone. Qui cercheremo di raggiungere perlomeno la metà di quel numero per iniziare, mi sembra che vada benissimo. Siamo con la dottoressa Ada Massaro, assistente sociale del Comune di Latiano e impegnata dal punto di vista organizzativo per il Gioco Estate 2016. Sì, abbiamo dato una mano in qualità di ufficio, insomma, dei servizi sociali, soprattutto per quanto riguarda la parte, insomma, in carico ai servizi sociali, no? I minori che in qualche modo dal punto di vista sociale, socio-economico sono un attimino svantaggiati, quindi ci è piaciuto coinvolgere anche questa fascia di minori che hanno, insomma, il diritto come tutti gli altri, insomma, a partecipare a queste iniziative. I servizi sociali puntano proprio a valorizzare in qualche modo appunto questa fascia di bambini meno fortunati rispetto, insomma, alla stragrande maggioranza. E per noi questo, insomma, ci fa piacere, no? In qualche modo, in qualità di servizio sociale, in qualità di professionista, di assistente sociale, aver considerato questa parte, questa piccola parte, insomma, del mondo minorile, diciamo così.
Domenico Blè, anche tu impegnato nell'organizzazione dei Giochi Estate 2016, più che altro da un punto di vista culturale, Domenico. Sì, ho guidato i ragazzi un po' da animatore didattico all'interno dei siti che abbiamo visitato, in particolar modo più che guidato, mostrato loro ancora prima. Abbiamo lasciato fare a loro, alla loro curiosità, alla loro, diciamo in un certo senso, intraprendenza personale. Abbiamo portato un po' i bambini a spasso per la Puglia, da Castel del Monte a Trani, a Castello Aragonese di Taranto, i nostri castelli della provincia, in più con la gita, diciamo, fuori dalla Puglia, in Basilicata, Matera. Beh, la cosa è stata un'esperienza emozionante da un punto di vista umano, soprattutto perché avere a che fare con dei piccoli ometti che ti regalano tante emozioni non è facile. E soprattutto è stato un valido insegnamento, perché guardare le cose da un loro punto di vista non è altro che un arricchimento. Guarda, è una cosa che mi viene, lo dicevo ieri nell'altra chiusura, è che bisogna incentivare i ragazzi a determinate situazioni, a determinati momenti, perché sta a noi, anche starà a loro, ciò che noi abbiamo ereditato dal passato rimarrà a loro, e dunque educarli in questo senso non che può far bene, quindi è un punto di forza. Devo ringraziare Giuseppe che mi ha permesso questa esperienza, e soprattutto per aver creato un po' questo arricchimento a me, e spero soprattutto di essere stato d'aiuto a loro e di aver fatto scaturire le curiosità necessarie. Pierpaolo Di Bello, presidente della Consulta Servizi Sociali del Comune di Latiano, qual è il punto di vista da presidente in questa edizione del Giochi Estate 2016? Siamo rimasti proprio entusiasti, perché come prima, questa è stata una delle prime attività promosse dall'assessorato dei servizi sociali dell'amministrazione comunale, in cui la Consulta Servizi Sociali, che è l'insieme di associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali del territorio, che sono intorno a un tavolo per dare un carattere propositivo, consultivo e anche di controllo sugli organi amministrativi. Quindi è stata una bella esperienza, i bambini sono stati entusiasti anche per il tocco diverso dato dagli organizzatori, quindi come prima esperienza da quando si è insediata a maggio la Consulta Servizi Sociali è stata abbastanza positiva.